le campane si accordano con il tempo dei tempi, ballando e saltellando nella piazza dei tempi, con la leggera del tempo vivace. Il tempo giusto per far passare la notte suonando. Dirige il coro l'orchestra il maestro Basso Cannassa e con voi il Jingle Bell Rock.
Non poteva mancare al nostro concerto di quest'oggi un omaggio al genere natalizio per eccellenza, il gospel. Uno degli esempi più conosciuti è senza dubbio Happy Day. Il testo, cantato in prima persona, sebbene eseguito in genere da cori, celebra il giorno felice in cui Gesù lavò i peccati e insegnò a guardare, lottare e pregare e ad essere felice ogni giorno. Dirige il coro e l'orchestra il maestro Alessandro Di Palma. Ecco a voi, O Happy Day.
presenza. Vorrei ancora un applauso per l'orchestra e il coro Punto di Valore. E passo a ringraziare velocemente innanzitutto tutta la parrocchia qui del Carmelo, chi ci ospita, in modo particolare Don Ulisse, grazie al quale questo progetto continua a vivere fino alla parrocchia del Carmelo. Un ringraziamento anche ai genitori di questi ragazzi che spesso ci aiutano nei trasporti, mettono a disposizione macchine, furgoni, quindi un grazie anche a tutti i genitori. Un grazie al presidente dell'associazione, il signor Rocco Cannassa, che ci sostiene e ci incoraggia in tutte le nostre attività. E in modo particolare anche a Rachele qui degli alimentari, che oggi ci fornirà il vitto, perché noi saremo in partenza per Andria, dove questa sera avremo un altro concerto nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo. Quindi grazie anche a Rachele. E poi è doveroso citare gli sponsor, soprattutto quelli che da quest'anno ci danno una mano, parlo delle aziende del luogo industriale e di alcuni imprenditori, per far sì che questo progetto appunto continui e vada avanti, anche i nostri amici dell'agenzia Fin Domestic di Termoli, l'associazione Millennium, la Momentive e i nostri e altri piccoli sostenitori come Irrigazione Molise, SM Costruzioni e TS Automazioni, tutte piccole aziende, grandi aziende del luogo industriale che hanno voluto sostenere, hanno sposato questo progetto e ci danno la possibilità di continuare e di andare avanti. Grazie a tutti. Farei un applauso anche ai maestri, non li cito mai, ma ormai li conoscete. Maestro Savino Alessandro Di Palma e maestro Tasso Cannassa. E maestro Gianluca Delena. Vi lasciamo con un ultimo brano, forse non siamo a Vienna, siamo solo a Termoli, però magari siamo riusciti anche qui a farvi vivere l'atmosfera natalizia, e quindi vi lasciamo con questo classico dei bis dei Wiener Filarmonica. Grazie, buon Natale a tutti.